Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi unboxing in collaborazione con il sito BBCraft. Vi mostro cosa ho scelto appunto in collaborazione con il sito. È da tantissimi anni che ormai collaboro con BBCraft, mi hanno ricontattata e sono stata contentissima di accettare nuovamente la collaborazione. Con il mio ritorno sono ritornate anche le collaborazioni con alcuni siti che preferisco, lo sapete. E adesso vi mostro cosa ho scelto. Prima di mostrarvi ovviamente tutto il materiale che ho scelto dal sito, BBCraft ha sempre dato ai miei iscritti un codice sconto. In questa occasione è Giulia10, ve lo scrivo anche qui in sovraimpressione, per avere appunto il 10% di sconto sul totale dell'ordine. Vi ricordo inoltre che BBCraft offre la spedizione gratuita per ordini pari o superiori ai 25 dollari. Quindi per chi volesse fare scorta di perline, vi lascio tutti i link in descrizione. Adesso vi mostro i materiali. Parto, questo ovviamente è il pacco, non entra tutto nella visuale, quindi vi mostro un articolo per volta. Il primo articolo che è sbucato dal pacco è questo pacco da 500 grammi di cubetti da 10 mm e sono esattamente all'interno della bustina quasi 900 cubetti. Quindi questa qui è la versione multicolor, poi sul sito ovviamente troverete diverse colorazioni. Io ho preferito prendere questa qui multicolor perché ho un progettino in mente che voglio assolutamente realizzare per il canale e ovviamente sono dei colori spettacolari. Questi qui ovviamente sono dei cubetti in acrilico. Sul sito trovate tantissimi pacchi da 500 grammi, mi occorreva proprio un quantitativo grande ovviamente per realizzare questo progetto, ovviamente poi ovviamente lo vedrete il tutorial. Questo è il codice del prodotto e ovviamente vi lascio anche i link in descrizione se siete interessati a questo prodotto. Ve li numero tutti quanti giù in descrizione. Poi, sempre inerenti ai cubetti, ho scelto anche quest'altra colorazione, che è una sorta di viola lilla, per intenderci, sempre mezzo chilo di perline. Quindi già siamo a un chilo totale. Questo è il codice del prodotto, sono sempre dei cubettini misura 10 mm. Ve lo apro, aspettate che non ho una forbice, qualcosa qui a portata di mano, aspettate un attimo, facciamo così, faccio un piccolo foro con questo, così. Ok, così vi mostro il cubettino, ve ne mostro uno però, vedete? Sono sempre in acrilico, tutti belli sfaccettati e come potete ben vedere sono luminosissimi. Poi ovviamente sono leggeri, per il progetto che ho in mente occorre appunto materiali leggeri. Sono davvero bellissimi, io li sto prendendo a casaccio, sono ben fatti. E vi mostro, visto che ci sono, anche quelli lì tutti colorati. Aspettate che metto questo da parte, così ritorna. Aspettate, se non mi casca il cellulare. Sentite il tonfo del cellulare. Ecco qua, apro anche questo pacchettino qua, così vi mostro queste altre colorazioni. Ovviamente sul sito troverete anche tutta la busta in colorazione verde, tutta la busta in colorazione rosa e così via. Vedete, queste sono alcune colorazioni, rossa anche è stupendo. Vediamo qualche altra colorazione, questa anche tipo color ocra, molto molto bella e sono belli luminosi. Esatto, era, vedete? E non vedo l'ora di realizzare il progettino. Boh, mi devo ricordare che qua è aperto il pacco, se no faccio danni. Vabbè, lo metto lì e sta a posto. Poi ho preso questi anellini. Già inizio a spoilerare cosa andrò a fare. Questo qui, questo è il codice.
del prodotto, è una box, ma visto che ci sono apro tutto con questo e amen. E poi se rieccomi, ho preso questi anellini qui che si aprono appunto in questo modo, vedete la chiusura a molla, e mi occorrono appunto per questo progetto che andremo a realizzare insieme, sperando che siano della dimensione giusta, poi vedremo in corso d'opera. Ce ne sono all'interno un bel po', quindi andremo a sperimentare. Niente, non aprirò mai più nulla con questo coso, mi serve da lezione. Un altro prodotto che ho scelto è questo qui, questo è il codice, e sono appunto delle chiusure per borsa. Aspettate che tolgo la carta, eccole qua, la busta, non la carta. Sono due chiusure fatte a molla, ecco qua, faccio difficoltà ad aprirle e a chiuderle, e sono belle resistenti, bisogna proprio accompagnarle, e queste qui le ho viste utilizzate quando si fanno lavorazioni al crochet, all'uncinetto. Le ho viste tutte appunto lavorate all'uncinetto, e poi dopo c'è proprio tutta la pochettina realizzata o con la mattonella, oppure fatta o con la maglia bassa o maglia alta. Insomma, vengono realizzate delle graziosissime borse all'uncinetto utilizzando appunto questa questa apertura, questa chiusura, no, apertura, questa chiusura. È davvero molto molto resistente, come vi dicevo prima, e non vedo l'ora di utilizzarla. Comunque, sono presenti due chiusure all'interno della confezione, ed entrambe sono fatte ovviamente uguale, cioè così, sempre a molla, belle resistenti. Poi vi mostro un'altra tipologia di chiusura, ed eccola qua, questo è l'ultimo prodotto, questo è il codice, e cercavo tantissimo questa tipologia di chiusura sempre per realizzare delle borse a tracolla o delle pochettine. In questo caso è molto carina questa chiusura, è fatta in questo modo, già presenta già gli agganci per poi aggiungere la tracollina o il manico, quel che sia. Vedete, sono fatte in questo modo, con queste due palline, sono in legno, c'è l'aggancio qui sotto, sono davvero molto molto carine. E qui anche voglio realizzare sicuramente una borsa sempre fatta all'uncinetto. All'interno della confezione sono presenti la tonalità appunto nera, e anche questa molto molto bella, sempre con i gancini, e poi dentro ci sono le calamite, vedete, quattro calamite, e poi tutti questi forellini qui ci serviranno poi per andare a bloccare il tessuto con queste viti che sono sempre presenti all'interno del pacchettino. Quindi vedete i forellini che si passa appunto la lavorazione all'interno di in questa fessura, e poi si va a fissare con le viti. Mi piace il fatto che sia calamitata, e anche bella resistente anche questa. E niente, io le adoro, sia la versione nera e sia la versione che sta qui legno, è stupenda. Già me la immagino realizzata la borsa tutta bella colorata con questa chiusura effetto legno, cioè di legno, no, effetto legno, proprio di legno. Questo era appunto l'ultimo prodotto che ho scelto dal sito di Babycraft. Vi ricordo il codice sconto GIURA10, puoi avere appunto il 10% di sconto sull'intero ammontare dell'ordine. Seguiranno ovviamente due tutorial in collaborazione con il sito Babycraft. Comunque, attivate la campanella e seguite tutti i video, mi raccomando. Un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao!